La corrida ancora un successo per Carlo Conti oltre all'eredità. Nuova puntata ieri in prima serata su Rai 1 della corrida condotta dal conduttore per eccellenza della prima rete del servizio pubblico Carlo Conti. Il pubblico ha apprezzato e continua ad apprezzare il ritorno di questo storico programma. La terza puntata della trasmissione, in onda ieri sera, ha conquistato una grossa fetta di pubblico, confermando il trend positivo di questa edizione. Carlo Conti ieri, oltre ad andare in onda in prima serata con la corrida, è stato come sempre conduttore della sua trasmissione quotidiana L'Eredità. Grande successo anche per quest'ultima che sconfigge quotidianamente la concorrenza. La terza puntata della corrida ha registrato 4.883.000 telespettatori ed uno share del 23,26%. Ascolti molto alti che hanno sbaragliato la concorrenza di Canale 5 e di tutte le altre reti. Su Canale 5 Il Segreto ha registrato 2.084.000 telespettatori scendendo sotto il 10% di share, fermandosi al 9,63%. Su Rete 4 Bene Quarto Grado che ha registrato 1.147.000 telespettatori ed uno share del 6,28%. Ottimo 9 che con Fratelli di Crozza ha registrato 1.310.000 telespettatori ed uno share del 5,5%. I film in prima serata di Rai 3 e Italia 1 superano entrambi il 5% di share. L'Eredità e la corrida successo per Carlo Conti. Ascolti TV 27 aprile giornata più che positiva per Carlo Conti. Il conduttore, oltre ad avere avuto un successo strepitoso con la corrida, può gioire anche per gli ascolti nel preserale dell'Eredità. Il game show ha registrato nella prima parte dalla 500 alla 1 trasmissione 2.663.000 telespettatori ed uno share del 21,4%. Nella seconda parte dalla 500 alla 1 programma invece è stato visto da 3.976.000 telespettatori e il 25%. Su Canale 5 la concorrenza di Caduta Libera ha registrato nella prima parte 2.033.000 telespettatori ed uno share del 17%. Nella seconda parte dalla alla 1 telespettatori salgono a 3.013.000 e lo share al 19,4%. Ascolti positivi per Carlo Conti. La corrida sicuramente vedrà luce in una seconda edizione nella prossima stagione televisiva.